Buongiorno ragazzi e bentornati su Excruzaders. Io sono Francesco e oggi ci troviamo qui per recensire il nuovo Battletome delle Blades of Khorne. Come forse sapete, si tratta di un Battletome che è stato rifatto, perché ovviamente già ce n'era uno, quindi non è totalmente nuovo. Però come andremo a vedere ci sono diverse novità dentro, quindi andiamo subito a dargli un'occhiata insieme. Chi è Khorne? Per chi non lo sapesse, Khorne è uno dei quattro dei del caos, del pantheon caotico di Age of Sigmar. Si tratta probabilmente del dio più potente attualmente del caos, ed è il dio totalmente votato e interessato alla guerra, alla violenza, al sangue, ai combattimenti. E infatti il suo motto, come molti sanno, è il sangue per il dio del sangue. E essenzialmente queste sono le schiere di Khorne, quindi guerrieri mortali, tribù mortali che seguono il dio del caos, o anche demoni, quindi creature demoniache provenienti dal regno del caos, appunto del culto di Khorne. Arriviamo a dare un'occhiata alle abilità della fedeltà dell'esercito. Abbiamo tratti di battaglia: sangue per il dio del sangue, per l'appunto. Questo è quello che riguarda i punti di tributo di sangue. Questo è un sistema di punti che esisteva già nel precedente libro. E per farvela molto semplice funziona così: ogni volta che un'unità alleata o nemica viene distrutta durante una battaglia, il giocatore Khorne riceve un punto tributo di sangue. Quindi che sia una propria unità o un'unità nemica, si riceve questo punto tributo di sangue, con il quale poi accumulandoli si possono fare determinate cose. C'è una tabella delle ricompense del tributo di sangue, allo stesso tempo c'è una tabella che permette di evocare i demons di Khorne, quindi ci sono il costo in punti. E in base al punteggio che si è raggiunto si possono evocare determinati modelli, determinate unità. Guardando prima la tabella delle ricompense, ci sono ricompense, una ricompensa per ogni punto sangue, quindi 1, 2, 3, 4, fino a 8 essenzialmente, 8 è il numero di Khorne tra l'altro. E diciamo che sono una serie di stratagemmi, se così vogliamo chiamarli. Per un punto sangue, per esempio, una novità è esempio cruento, ovvero ricevi un punto comando. Nel caso in cui vi serva per ripetere una carica importante o evitare che l'unità scappi abbandonando un obiettivo, per esempio. Abbiamo maledizione magia incantesimi, che permette di stivare automaticamente un incantesimo. Con 4 punti tributo di sangue si può scegliere un'unità di Khorne, introdurre da un nemico e farlo attaccare immediatamente. Arrivando fino a, per esempio, pioggia cremisi o massacro. Che è il massacro di Onfi, scusate, e che sono due ricompense che possono essere da una volta per partita, e soprattutto che il massacro di Onfi è una novità, perché prima non c'era questa. E dice, per esempio, puoi scegliere una volta per partita questa ricompensa. Dopo averlo fatto, se il tiro per colpire non modificato di un attacco con un'arma da mischia effettuato da un'unità di Khorne è 6, amica ovviamente, con l'attacco mette a segno due colpi sul bersaglio anziché uno. Quindi praticamente da quando lo si attiva dura fino al resto della battaglia, quindi qualsiasi modello Khorne che farà un 6 per colpire genererà due colpi per ferire anziché uno, che ovviamente non dico che raddoppia la potenza da mischia di queste unità, ma comunque sia è un buff molto importante. E Pioggia Cremisi invece, per esempio, è sanare di 3 ferite a ogni unità Khorne sul campo, e quindi diciamo che permettono una buona versatilità tattica. Dando un'occhiata alla tabella per evocare i demons, allora i demons, i demoni, possono essere evocati interamente entro 12 da un eroe di Khorne oppure da uno Skullaltar, quindi è il nuovo shining che vedremo, e più di 9 delle unità nemiche. Dai 2 punti agli 8 punti abbiamo una serie di demoni, partendo per 2 punti con un Bloodmaster oppure 5 Bloodletters, arrivando ai 3 Bloodthirsters per 8 punti sangue. Passando per 20 Bloodletters per 27 punti, 3 Bloodcrushers per 5 punti e così via. Quindi essenzialmente più scorre il sangue sul campo di battaglia, più Khorne si infuria e più iniziano ad apparire queste entità demoniache sul campo di battaglia a livello di lore, diciamo. Cosa da notare, che era già così e rimane così: quando vengono spesi dei punti di tributo di sangue per una determinata ricompensa, si considera che tutti i punti vengono azzerati, quindi anche se ce ne avete 6 e ne spendete 2, ritornate comunque da 0. Questo per, diciamo, evitare che si accumulino eccessivamente questi punti per fare una serie di ricompense una dopo l'altra, tra virgolette.
quindi diciamo che è un po' un bilanciamento di questa meccanica. E, altre abilità dell'alleanza, c'è il centauro della furia, quindi i demoni di Gorn ripetono i tiri per colpire pari a 1 quando sono interamente entro 12 da un eroe demone, o interamente entro 16 da un demone maggiore. Quindi un buff per le truppe demoniache. E le schiere massacratrici, questa è una novità. Sono state introdotte 4 schiere massacratrici, quindi come fossero, pensiamoli come fossero degli Stormos, degli Stormcast, oppure le casate dei Flesh Eater Corps che abbiamo visto anche insieme. Sono 4, Vedetori di Vendetta, Signori del Sangue, Gortide e Tribù Skullfiend. Sono 2 dedicate più ai demoni, 2 dedicate ai mortali, per quanto non si esclude di prendere mortali in una e demoni in un'altra, insomma. E praticamente danno appunto danno una keyword alle unità, danno dei benefici e danno degli oggetti e dei tratti di comando che andremo a vedere. Arriviamo ai tratti di comando e ai manufatti di potere di questo libro. Abbiamo una serie di tratti di comando suddivisi per tipologia degli eroi di cui stiamo parlando. Questo era già presente nello scorso libro. Quindi abbiamo dei tratti di comando per gli eroi mortali, solo per eroi Bloodbound e solo per i demoni di Gorn. Diciamo che alcuni si ripetono, come per esempio siete di sangue ineguagliabile, se questo generale si trova entro 12 da un'unità nemica alla fine della carica, fase di carica avversaria, può provare a caricare, per esempio. O nato da massacro, ripetere per colpire i tiri per colpire sferati con l'armi nella mischia del generale. Diciamo che ci sono cose abbastanza interessanti, per dire. Signore della Furia, tira un dato ogni volta che segni una ferita mortale a questo generale, a 5 più questa ferita viene negata. E quindi insomma, diciamo che ci sono varie possibilità in base al tipo di eroe che volete rendere generale. Per quanto riguarda la parte demoniaca, per esempio mi salta sotto gli occhi colpo devastante. Se tiro per ferire non modificato in attacco con un'armata mischia di questo generale è 6, l'attacco infligge un numero di ferite mortali pari alla caratteristica danni di quell'arma. Quindi mettiamo che fosse appunto un blocco di serra, magari fa di 6 danni, fa di 6 ferite mortali per ogni 6 che fate per ferire. E abbiamo pure qua appunto Arcino Segatore, Sede di Sangue, Ineguagliabile, Dato al Massacro. E arrivando invece ai manufatti di potere, che sono, come vi dicevo pure prima, suddivisi sempre per eroi mortali di Gorn. Abbiamo 3 tipi di stendardi per i totem, quindi il blood segreto essenzialmente, e altro per eroi bloodbound, e armi e ornamenti demoniache per demoni eroi di Gorn. Anche qui abbiamo alcuni manufatti interessanti, come il collare del disprezzo, per esempio, che rende questo eroe capace di dissipare un incantesimo, e un incantesimo persistente come fosse un mago. Oppure per esempio purifica di sangue, se un attacco di quest'arma inflitto delle ferite o ferite mortali, il portatore può sanare fino a 3 ferite che ha subito. Dando un'occhiata invece agli stendardi di Gorn, abbiamo stendardo delle labbra, stendardo dell'ira e stendardo del sangue. Diciamo che probabilmente il più interessante secondo me è lo stendardo della rabbia, perché comunque permette di ripetere i tiri per colpire pari a 1 degli attacchi delle armi da mischia delle unità Gorn interamente entro 12 dal portatore. Interamente entro 12 sappiamo bene che non è tantissimo, però comunque è gestibile a mio avviso. E abbiamo i trofei di guerra per gli eroi Bloodbound, marchio del distruttore, che mi pare c'era anche prima, aggiungere 2 attacchi a un'arma del portatore. E l'arma del massacro eterno migliora di 1 la caratteristica impatto. E runa di bronzo pure è interessante, perché al doppio si ignora ogni ferita mortale inflitta da un incantesimo sul portatore. Per quanto riguarda armi e ornamenti demoniaci per i demoni di Gorn, ce ne sono alcune che mi sono sembrate particolarmente interessanti. Kartot, la sedata di sangue. Allora, si tira un dado all'inizio della fase di combattimento. Con 4 più il portatore combatte all'inizio della fase di combattimento prima che i giocatori scelgano qualsiasi altra unità per combattere in quella fase di combattimento. Quindi diciamo che, come vedremo più avanti, c'è anche un altro tratto di comando che permette di fare questa cosa. Dando questo oggetto a un altro demone, potremmo potenzialmente avere 2 demoni maggiori che attaccano per primi in fase di combattimento, che ovviamente potrebbe chiedere una bella scia di sangue sul campo. E che dire, ci sono altre cose sugli ornamenti demoniaci, appunto, sempre
un collare per disperdere gli incantesimi, ripetere di servizio pari a 1, sempre ignorare le ferite mortali, per esempio, oppure per esempio la corona cremisi, che mi era sembrata interessante, che permette di utilizzare una abilità di comando sulla propria wallscroll gratuitamente una volta per round di battaglia sul portatore. Quindi molto versatile, ecco, secondo me. Allora, le benedizioni di sangue di Khorne, diciamo le preghiere degli Slaughter Priest di Khorne. Allora, quello che è cambiato, oltre a, mi pare almeno una preghiera nuova, è che è stato fatto in modo che i preti possano, diciamo, invocare queste benedizioni esattamente come fanno i maghi, nel senso che ogni prete può provare una volta sola lo stesso tipo di benedizioni, quindi non si potranno fare due volte di fila pelle di bronzo come veniva fatto per esempio prima. E allo stesso modo, se un prete prova a fare una preghiera e fallisce, non può essere tentata nuovamente, quindi esattamente come gli incantesimi dei maghi. Abbiamo sempre le solite preghiere, pelle di bronzo, che sono sempre, entrano a 4 più ovviamente, quindi tira un dado, con 4 la preghiera viene ascoltata, con 1 il portatore si subisce una ferita mortale, mentre prima erano di 3 ferite mortali, cosa che è rimasta solamente per le preghiere presenti sulla wallscroll dello Slaughter Priest che vedremo dopo. Quindi pelle di bronzo, sceglie l'unità, adesso sono tutti diventati interamente entro 16, l'unità aggiunge 1 di salvezza. Sacrificio di sangue, praticamente fa fare di 3 ferite mortali su una propria unità e si guadagna un punto tributo di sangue. Insanguinazione si cura un eroe di 3 ferite. Furia spavalda rende immuni al test di shock. Frenesia assassina aggiunge 1 di per colpire di un'unità. E maledizione rovina magia, che mi sembra onestamente la più debole, sinceramente, se viene risposta permette al portatore di disperdere un incantesimo persistente entro 16, interamente entro 16. No, entro 16 pollici, non interamente. Quello che non capisco è, forse mi correggerete voi perché probabilmente non sto capendo io, dice puoi disperdere un incantesimo persistente entro 16 dal modello, quindi viene disperso automaticamente questo incantesimo o va fatto un tentativo continuando i dati per disperderlo? Commentate dicendomi secondo voi come è questa cosa, probabilmente sono io che non sto capendo bene. Andando avanti arriviamo ai giudizi di Khorne, che sono una delle principali novità di questo libro. Allora, prendetela per come lo sto dicendo, prendetela con le pinze, sono simil endless spell, quindi una specie di incantesimi persistenti per Khorne. Chiamiamole preghiere persistenti, tra virgolette, perché sono preghiere rappresentate da modelli fisici che vedete sul campo di battaglia, sono 3. Per quanto riguarda queste preghiere, vale lo stesso discorso delle benedizioni, quindi ogni prete può provare a lanciarne una sola per turno e non può provare due volte a lanciarne un'altra, così come per gli altri incantesimi persistenti del gioco se ne può prendere un solo tipo nella propria lista, quindi non potete prendere due volte lo stesso giudizio. E quello che è particolare è che essenzialmente sono controllate unicamente dai preti e non possono essere disperse dai giocatori nemici. Al contrario, praticamente alla fine del round di battaglia, dopo che sono state evocate, si tira un dado per vedere se permangono, diciamo, sul campo di battaglia. Praticamente al 4 più rimangono, ok? Quindi se invece c'è un prete vicino, al 3 o più rimangono. Quindi essenzialmente potrebbero autodispellarsi, tra virgolette. Quindi se si tira da 1 a 4 il giudizio viene disperso, al 5 più il giudizio rimane. Quindi se c'è un prete invece interamente interrotto dal giudizio di cui stiamo parlando, il giudizio rimane sul campo al 4 più. Quindi abbastanza semplice, però appunto diciamo che è una cosa totalmente fuori dal controllo dei propri nemici, quindi se si riesce a inanellare una serie di tiri fortunati, questi giudizi possono rimanere sul campo parecchi round consecutivi. Altra novità è lo Skull Altar, un altro elemento scenico che continua, diciamo, la serie di elementi scenici pubblicati dalla Games Workshop per praticamente tutti gli ultimi Battletome di cui abbiamo anche parlato insieme. Allora, lo Skull Altar non è nient'altro che un altare, come dice la parola, di utilità praticamente per i preti.
viene messo interamente nel proprio territorio a più di un pollice da qualsiasi altro elemento scenico. E, diciamo che qualche abilità. La prima regola è parole d'odio, quindi i preti di Corrin si trovano interamente entro 8 dall'altare e possono ripetere i tiri per i giudizi e le preghiere, quindi le benedizioni. Cosa che è utile visto che comunque sia un tiro a 4 più, sia normalmente il 50% di possibilità di riuscire così come di fallire. L'altra abilità che ha questo Skull Altar è il flagello delle streghe, quindi sottrae uno dei tiri per lanciare incantesimi dei maghi fin tanto che si trovano entro 16 da questo modello. Quindi ha un'aura di 16 pollici che sottrae a uno i tiri per lanciare incantesimi dei maghi nemici essenzialmente. Quindi diciamo che a parte che è un bel modello obiettivamente secondo me, caratterizza ancora di più l'odio che ha Khorne in base alla lore, per la magia, per quello che lui vede come un sotterfugio, un modo di evitare il combattimento diretto, diciamo, e quindi rende Khorne stavolta davvero un esercito antimagia, come vedremo anche più avanti. E quindi diciamo che è un elemento scenico ancora più carino e caratterizzante, che dà un tocco in più a un esercito già ben formato come Khorne. Arriviamo quindi alle schiere. Come vi dicevo, ci sono 4 schiere. Partendo dai mietitori di vendetta, si tratta di una schiera diciamo prettamente che dà bonus prettamente ai demoni. Quindi la loro abilità di ore godardi, per esempio, quando viene fallito un test di shock entro 3 pollici da unità di demons dei mietitori di vendetta, di 3 modelli aggiuntivi fuggono dall'unità che ha fallito il test di shock. E l'abilità di comando, diciamo che queste schiere appunto danno solitamente un'abilità di comando, un tratto di comando e un manufatto di potere, diciamo tra virgolette obbligati, nel senso come fossero appunto le storm mosse degli Stormcast. E l'abilità di comando in questo caso è che nessuno resti vivo, si sceglie in fase di combattimento un'unità di demons, dei mietitori di vendetta all'inizio della fase di combattimento, e dopo che questa unità ha combattuto essenzialmente può ricombattere un'altra volta se si trova entro 3 pollici da un'unità nemica. Per quanto riguarda il tratto di comando, si tratta di divoratori di maghi. Questo generale dice ovviamente questo tratto di comando deve, il generale deve avere questo tratto di comando anziché uno di quelli generici. Divoratori di maghi, se questo generale può provare a dissipare un incantesimo nella fase degli eroi nemica allo stesso modo di un mago. Inoltre, se questo generale prova a dissipare un incantesimo e il tiro non modificato è pari a 8, l'incantesimo viene dissipato automaticamente e il lanciatore subisce di 6 ferite mortali. Quindi per questo vi dicevo ulteriormente caratterizzata come un esercito antimagia. Quindi immaginatevi un demone maggiore che dissipa queste magie e magari se dice bene, perché comunque 8 non è che un tiro di dado così improbabile, vi fa pure di 6 ferite mortali. Quindi molto interessante a mio avviso. Il manufatto di potere, si tratta del mantello di schegge di teschio, pure qua. Praticamente il portatore ignora al 2 più qualsiasi effetto di un incantesimo o un incantesimo persistente, rendendo virtualmente un modello molto forte come appunto possa essere un demone maggiore, immune quasi del tutto agli incantesimi, che sono ovviamente qualcosa che normalmente subirebbe in maniera abbastanza violenta, poiché non hanno essenzialmente modi per difendersi da ferite mortali dovute a incantesimi o cose del genere. Quindi questi sono i mietitori di vendetta. I signori del sangue, sempre diciamo una schiera dedicata piuttosto alla parte demoniaca. La loro abilità si chiama Uccidi Potenti, permette di ripetere i tiri per ferire pari a 1 degli attacchi effettuati da unità di demons di Khorne, fin tanto che hanno come bersaglio un eroe o un mostro, quindi ripetere gli 1 per ferire contro eroi o mostri. Diciamo, pensando a un meta attuale che ha comunque mostri che sono anche a volte eroi, pensiamo appunto non so, Nagash, Ariel, non lo so, i Celestans o Stardrake, cose del genere, sono tutti diciamo il mega boss per dire, sono tutti modelli che sono eroi ma anche mostri o eventualmente comunque ci sono molti mostri giocati che sono anche forti. Quindi pensando anche all'importanza che hanno gli eroi, diciamo, ultimamente in questa edizione, è un bonus molto utile. L'abilità di comando si chiama Prima i suoi occhi e si usa all'inizio della fase degli eroi. Si sceglie un modello con questa abilità di comando e si sana una ferita assegnata a ciascuna unità di demoni interamente entro 16 da quel modello. Quindi non pensiamola ovviamente su truppe monoferita, ma pensiamola su
cavalleria che possono essere i Blood Crushers, cavallerie, no, cavalleria, scusatemi, le unità come possono essere i mastini, appunto, anche se demoni maggiori stessi che si trovano interamente intrusi di uno dall'altro, permette di curarli, cosa che altrimenti non sarebbe possibile se non tramite una preghiera oppure uno dei stratagemmi dei punti di sangue. Il tratto di comando è sede del massacratore. Aggiungi 4 pollici alla caratteristica movimento di questo generale. Inoltre, puoi ripetere tiri falliti per la carica di questo generale. Quindi immaginate, appunto, sarò ripetitivo, scusatemi, ma un demone maggiore che muove 10 pollici di base arriva a muovere 14 pollici volando, ovviamente, e può anche ripetere i tiri per ferire. Quindi pensatelo, appunto, con 14 pollici di movimento, una carica, diciamo come al solito, media di 7 pollici, arriviamo già a una minaccia di 21 pollici, un range di minaccia. Pensando poi di ripetere i tiri per la carica, adesso non so fare i calcoli al volo, ma aumenta davvero di molto la probabilità di caricare anche su lunghe distanze. E per concludere, il manufatto di potere è l'aureola di sangue. Il portatore, ascoltatemi qua, combatte all'inizio della fase di combattimento prima che i giocatori scelgano qualsiasi altra unità per combattere in quella fase di combattimento, eccetera eccetera. Questa cosa non può risuccedere, ovvero non può ricombattere, a meno che un'abilità o un incantesimo non gli consentano di farlo. Quindi per questo dicevo, l'oggetto che vi permette di combattere per primi è il 4 più. Uniamolo per esempio a questo manufatto di potere dei Signori del Sangue, abbiamo per certo un modello che combatterà per primo, al 50% anche un secondo che combatterà di nuovo. Quindi diciamo che non dico che arriviamo in zona flash del corso con roba che combatte una dopo l'altra, però non male comunque, secondo me. Arriviamo alla Gortide. Questa schiera è invece piuttosto focalizzata sui mortali, e vi dirò di più anche su, diciamo, piuttosto su Blood Warriors e Blood Reavers. La Gortide ha l'abilità Conquistatori Instancabili, permette di ripetere di preferire pari a uno degli attacchi delle unità mortali di Gorn, della Gortide, interamente entro 12 da un segnalino obiettivo. Quindi, per assurdo, diciamo che non me l'aspettavo una cosa del genere, perché è molto tattica se ci pensate, ovvero ci avviciniamo all'obiettivo, che è alla fine il nostro obiettivo, scusate il gioco di parole, però dovremo arrivarci per cercare di vincere la partita. Ci arriviamo, le nostre unità hanno questo bel bonus di vedere ognuno di interferire, quindi più ci avviciniamo agli obiettivi più probabilmente riusciremo a prenderli o a resistere, evitare che vengano presi dall'avversario. L'abilità di comando è sempre avanti. Si sceglie un'unità di Blood Reavers o Blood Warriors Gortide, e interamente dentro 16 da questo modello, e praticamente il tiro per correre di questa unità è automaticamente 6, quindi come l'abilità generica. Però inoltre questa unità può correre e caricare nello stesso turno, quindi è una sorta di abilità di comando simile a quella generica, ma con un qualcosa in più, perché ovviamente si può correre e caricare. Tratto di comando, faccia del nemico, aggiungere uno alla caratteristica danni delle armi nemiche di questo generale. Niente di che, però comunque non male. Manufatto di potere, monete distruttore di troni, ignora modificatori positivi e negativi quando effettua tiri di salvezza per attacchi che hanno come bersaglio questo modello, la moneta d'aereo essenzialmente del Marine Sorcery. E quindi buono, secondo me. Concludiamo con la tribù Skullfiend, che mi lascia un pochino perplesso, non ve lo negherò, nel senso che è comunque rivolta sempre alla parte mortale. Vediamo l'abilità, cacciatori di teschi, puoi ripetere i tiri per colpire pari a uno degli attacchi effettuati da mortali delle tribù Skullfiend che si trovano interamente entro 12 da un eroe nemico. Allora, se parliamo di eroi nemici che vogliono stare in mischia per menarvi, va bene. Però pensiamo anche a quanti eroi non sacrificabili abbiamo negli eserciti attualmente, no? Pensate ai piccoli eroi, non so, dei Flesh Eater, tipo, cioè piccoli. L'Arcidigent non ci vorrebbe stare in mischia. Pensiamo agli eroi Skaven, pensiamo all'Umboss dei Unspite Kids che abbiamo visto insieme. Pensiamo a tutti gli eroi, non so, Sylvaneth, di prima
di prima impressione, pensiamo a tutti gli eroi anche che guardano non morte come necromanti, che danno buff, no? Quindi non li vogliamo mischia. Quindi io cercherò di stare il più possibile lontano da te in realtà, quindi non so quanto possa entrare in gioco questa abilità. Diciamo che contro modelli grossi che sono eroi e vogliono menarvi, sicuramente sì, ma in altri casi è un po' sprecata a mio avviso. Allora, l'abilità di comando è per la cittadella di Ottone. Questa abilità di comando si usa all'inizio della fase di combattimento e si sceglie un modello amico con questa abilità fino alla fine della fase, puoi ripetere i tiri per colpire e per ferire i falliti, però degli attacchi effettuati da metà di Gorgorath, interamente entro 10 da questo modello. Allora, adesso io mi chiedo, no? I Gorgorath, ok? Si giochicchiano, nel senso non è che è un'abilità che non si usa per niente. Ma cioè, è davvero giusto fare un'abilità di comando unicamente rivolta ai Gorgorath? Cioè, posso capire però di per sé Bloodwarriors, perché non vi dico che sono il pane dei mortali di Gorn, ma alla fine, bene o male, è così. I Gorgorath sono qualcosa che non tutti giocheranno, no? Adesso magari si può pensare di creare, di buttare su una lista con parecchi Gorgorath per utilizzare questa abilità di comando, però interamente entro 10 rimane abbastanza limitante per carità. Quindi, boh, non saprei sinceramente, mi lascia perplesso per uno dei motivi per quelli per cui mi lasciava perplesso. Il tratto di comando è Maestro Mossa Teste, ricevi due punti di tributo di sangue anziché uno quando questo genere uccide un eroe. Anche qua, diciamo che sì, l'eroe potrebbe pure essere un demone, diciamo, per carità. Però, per esempio, non avremo più il bonus per ripetere i tiri per colpire vari a uno contro gli eroi nemici. Diciamo che è difficile che, cioè, non è così comune che un eroe uccida un altro eroe, per la mia esperienza. Però, non so, potrebbe capitare. Un manufatto di potere lo spezza corone. Scegli una delle armi e aggiungi due alla caratteristica attacchi di quell'arma, anche qua. Niente di straordinario, ecco. E queste sono le nostre quattro schiere. Arriviamo ai battaglioni. Diciamo che ce ne sono davvero tanti, quindi non li andremo a vedere tutti uno per uno. Quello che è la mia impressione personale posso dare è che ho l'idea che si vada sempre di più verso il concetto di appunto casate, Stormost, schiere, quello che sia, tralasciando un pochino i battaglioni. Che diciamo appunto, qua vedo battaglioni che non fanno davvero un granché, non fanno davvero un granché, e hanno comunque requisiti di costi non bassissimi, perché comunque sia, dando un'occhiata, sono tutti battaglioni che vanno dai 100 ai 180, 110 ai 180 punti circa, quindi è un investimento non bassissimo, e non è che facciano un granché a mio avviso. I tiranni del sangue, che era quello con i Bloodthirsters, prima permetteva di utilizzare le abilità di comando gratuitamente. È ancora forte, nel senso che adesso, dopo che un modello ha combattuto per primo, possiamo scegliere un altro modello entro 3 da qualsiasi nemica che combatte di nuovo immediatamente, cioè di nuovo, scusami, che combatte immediatamente. Quindi pensiamo al tratto che vediamo nella schiera prima, ne abbiamo uno che combatte per primo, utilizziamo l'abilità dei tiranni del sangue, quindi ne combattere uno dopo, e magari abbiamo anche quell'oggetto che ha 4 più per mettere di combattere subito, quindi due subito e forse anche un terzo subito, quindi diciamo che male non è, per carità, però sono 140 punti, forse è uno dei, diciamo, di quelli che a mio avviso si salva un pochino di più rispetto agli altri. È rimasto per esempio il Gore Pilgrims, che è stato tradotto in Pellegrini del Sangue, che era il battaglione che praticamente aumentava il range della bandiera del Blood Segregator con i preti vicini, che è ancora così, quindi aggiungi 8 alla gittata delle abilità stregoneria ripugnanti di Eticorn. Dicevo, aggiungi 8 alla gittata delle abilità stregoneria ripugnanti di Eticorn del Blood Segregator, che però si trova interamente entro 8 da qualsiasi solo deathlist, quindi l'abilità, diciamo, l'aura, scusatemi, del Blood Segreto non arriverà mai più a più di 24 pollici, mentre prima poteva arrivare con due preti a 30 pollici, per dire. E quindi, insomma, perché aumentava i 6 pollici, mi sembra prima. E per il resto, diciamo, Pellegrini del Sangue 140 punti, anche questo è, diciamo,
fattibile, però come vedremo adesso l'abilità del segreto è diventata interamente entro il range. Un altro battaglione che ho visto che mi sembrava ancora interessante, per esempio, è la banda di Evoli Sanguinari, che richiede Deathbringer, un Blood Segreter, 3 unità di Blood Warriors, 1 o 2 di Blood Reavers e 1 di Sky Reavers. E praticamente le unità che di questo battaglione che caricano aggiungono 1 alla caratteristica, quindi fanno un attacco in più quando caricano. Che non è male, secondo me, considerando che già gli Sky Reavers fanno parecchi attacchi, i Blood Warriors ne fanno 2, ne arrivano a far 3, magari sono range dei Blood Segreter, ne arrivano a far 4. Quindi, diciamo, una combo carina, a mio avviso. Arriviamo quindi alla sezione Warscroll del libro. Diciamo che unità nuove non ce ne sono, abbiamo solamente i nuovi giudizi da vedere insieme. Ci sono stati vari cambiamenti. Ho amici che giocano Korn, c'è stata un po' una disputa, diciamo. C'è chi parla di nerf, c'è chi parla di solamente, diciamo, cambiamento di tattiche, quindi è una spinta a ripensare un pochino l'esercito e come lo si gioca. C'è chi parla di mortali che adesso sono più forti, i demoni che sono meno forti. Quello che io vi posso dire, a mio avviso, è che è comunque un esercito che può dire la sua tranquillamente, sia la parte mortale sia la parte demoniaca. E, è vero che alcune unità hanno subito dei cambiamenti, ma penso che contestualizzandole e, diciamo, rivedendo un pochino la propria strategia, c'è modo in ogni caso di mettere in piedi liste carine e eserciti che possano combattersela con praticamente tutti. Il primo che mi viene da guardare qui è Scarbrand, il buon Scarbrand, quindi il Bloodthirster eroe con nome. Scarbrand, diciamo che aveva una particolarità, nel senso che faceva, con il suo attacco carnificina, faceva, se quando colpiva, faceva 8 ferite insalvabili in nessun modo, era letteralmente quasi così era la dicitura, nel senso che non erano ferite mortali, erano proprio, cioè, cose proprio non salvabili né da qualsiasi tiro salvezza contro ferite mortali, da nessuna abilità. Passavano 6-8 ferite che potevano anche diventare 16, credo. E quello che adesso è diventato carneficina totale è praticamente sono 8 ferite mortali. Però cosa cambia? Si tira un dado. Se il tiro di dado è uguale o maggiore al valore di carneficina, praticamente entrano queste 8 ferite mortali. Quello che potrebbe confondere è che carneficina in questo caso scala diminuendo, nel senso che quando lui è pieno non ha subito ferite, al 5 più succede questa cosa. Quando invece lui è all'ultimo, diciamo, gli manca una ferita per morire, succede automaticamente perché è l'uno più. E ricordo, non è un tiro per colpire che fallisce automaticamente, è un tiro di dado che all'uno più fa qualcosa, quindi all'uno più vuol dire che entra automaticamente. Se il risultato del tiro di dado è 6, l'unità subisce invece 16 ferite mortali. Quindi, cioè, parliamoci chiaro, giocatori Korn e amanti di Scarbrand, questa cosa non fa schifo, questa cosa è molto forte, cioè davvero molto forte, cioè di mezzo all'unità di 30 di qualsiasi truppa base, ammazza un colpo solo l'Ariel, ammazza in un colpo solo non so quanti altri eroi, cioè, quindi è comunque forte, ragazzi, Scarbrand, non lo giudichiamo come non più forte solo per questa cosa. È cambiato anche il suo, diciamo, la sua modalità di funzionamento, che aveva dei livelli di arrabbiatura, tra virgolette, quindi più veniva, diciamo, menato, tra virgolette, più si incazzava. Adesso è molto semplice, la rabbia di Scarbrand funziona in questo modo. Dal secondo round di battaglia, se questo modello è sul campo e non ha attaccato in almeno una delle fasi di combattimento del round di battaglia precedente, questo, quando si consulta la tabella dei danni di questo modello, è considerato aver subito 13 ferite. Questo che significa? Che farà 9 attacchi in mischia, il carneficina entrerà automaticamente, quindi sono 9 attacchi al 4 e 3 meno 2 e 3 danni, quindi un potenziale di 27 danni, mettiamoci le 8 ferite mortali, il 35, mettiamo che ci abbiamo davvero il culo rotto, scusate le espressioni, arriviamo a farne 8 in più ancora, quindi se non mena di primo turno Scarbrand impazzisce essenzialmente. E cosa rimane ancora? Rimane il suo attacco a distanza a 8 pollici, e si sceglie un'unità nemica e si tira un numero di dadi indicato nella tabella, e che quando è all'ultima ferita rimasta sono 5 dadi e ogni 4 più una ferita mortale, mentre quando, diciamo, è pieno sono un solo dado.
Quindi insomma parliamo di un modello da 400 punti ancora, mi sembra, che sono davvero tantissimo ovviamente. È in ogni caso un modello che mena tantissimo, diciamo che può essere visto un pochino lento perché muove 8 pollici e non vola, e comunque è un tiro salvezza al 4 che diciamo, il render lo fa soffrire parecchio, però il potenziale lo vedete, cioè l'abbiamo visto insieme, ci sta e può fare davvero male. Dando un'occhiata ai tre Blood Twister, appunto hanno le solite caratteristiche, 14 ferite, così come Scarbrand. 6 x 4, muovono 10 pollici e hanno bravery 10. Ci sono il Bottissero Confetti di Fury, quello di Incense and Rage e il Wrath of Khorne. Diciamo che sono tutti e tre un pochino diversi, anche perché hanno tutte e tre abilità di comando diverse, che siano alcune per esempio per fare i paladini di 6 pollici, quella dell'Unfettered Fury, per esempio quello dell'Incense and Rage per rivedere i diritti delle cariche dei demoni, o quello del Wrath of Khorne che ripete i diritti per colpire degli attacchi di un'unità di demoni, ovviamente. Quelli che diciamo rimangono un pochino più forti sono soprattutto il Wrath of Khorne e il Sunset Rage. Il Sunset Rage diciamo che fa i 5 attacchi al 4 al 2 di 6 danni, che sono una minaccia importante, ma soprattutto ha l'abilità dell'ignobile massacro. Praticamente cosa fa? Se il tiro per ferire non modificato di un attacco effettuato da questo modello è 6, ogni unità nemica entro 8 pollici subisce un numero di ferite mortali indicato nella tabella, che quando non ha subito ferite sono 4 ferite mortali, quindi immaginatevi 4 ferite mortali ad ogni unità, scusatemi, ad area. Quindi cioè un danno potentissimo. Così come i suoi attacchi non sono male, abbiamo visto ci sono modi per binare gli 1, modi per avere bonus a colpire, quindi diciamo questo 4 può essere diciamo, un pochino migliorato. E che dire, il Wrath of Khorne diciamo, forse è quello un pochino più forte in mischia, nel senso che fa 6 attacchi al 3 al 2 meno 2 di 3 danni, che sembra di meno, ma il D6 è sempre un pochino inaffidabile a mio avviso, e soprattutto c'ha i due attacchi a distanza che sono Soffio Infernale, che praticamente al 2 più fa di 3 ferite mortali entro 8 pollici, e il Flagello di Sangue, che sono un attacco al 3 al 3 meno 1, 6 danni quando non ha subito ferite, scusate, e quindi c'ha 12 pollici, è una cosa che entra anche quando lo si evoca, ad esempio, perché deve stare a 9 pollici. E questo modello può oltretutto disperdere gli incantesimi, quindi ecco, essenzialmente è un'ottima scelta, ecco, ripetitivi per colpire contro eroi o mostri, per esempio. E a livello di costo parliamo di 320 punti per il suddetto Wrath of Khorne, per l'Incense and Rage 280 punti e l'Unfettered Fury 300 punti. L'Unfettered Fury non è che non sia forte, a mio avviso. È un pochino, diciamo, meno rispetto agli altri, nel senso che fa 4 attacchi di frusta, 3 al 3 meno 1 di 3 danni, fa lo stesso profilo di mischia del Wrath of Khorne, diciamo. Sì, può scegliere un'unità nemica che entro 3 che non può ritirarsi, può fare ferite mortali al 5 o più, per carità. Però gli manca qualcosina, a mio avviso, ecco, secondo me. Poi commentate ovviamente, ditemi cosa ne pensate voi. Abbiamo i vari eroi demoniaci, appunto, Skullmaster, Bloodmaster, Skulltaker, Karanak e i suoi Fleshhounds, che sono appunto questi cani che possono anche disperdere incantesimi, che sono rimasti essenzialmente uguali. Karanak, come abbiamo visto, non so se l'abbiamo visto insieme, ma comunque è stato un pochino ripensato con la scatola di Rotten Rapture, quella contro Slaanesh. E Skulltaker è questo appunto, questo eroe che fa ripetere gli 1 per ferire ai Bloodletters, per esempio. E i Bloodletters sono rimasti essenzialmente gli stessi: una ferita, salvezza al 5, movimento 5, coraggio 10. E il loro attacco unico al 4-3 meno 1 danno, che quando fa un 6 non modificato per colpire, fa una ferita mortale in aggiunta al danno normale. E c'è sempre l'icona che potenzialmente facendo 1 può rimettere gli 6 modelli. E un'altra icona che ripete i tiri per caricare.
e se sono più di 20 ripetono gli uno per colpire gli attacchi, quindi appunto rimangono un'unità a mio avviso che può dire la sua, 110 punti per 10 modelli che arrivano a 300 con uno sconto di appunto, 30 punti quando sono 30. Nota particolare le aero demoniche, secondo me i Bloodcrusher rimangono modelli abbastanza validi, nel senso che hanno la loro abilità sempre che fanno le ferite mortali a 6, quindi per colpire, anche caricando a 2 più fanno una ferita mortale, se invece hanno 6 o più modelli fanno di 3 ferite mortali, però diciamo che come vedremo anche per gli Skullcrusher è cambiata un pochino questa regola, per cui si tira un dado per ogni modello che finisce il movimento di carica entro un pollice da un'unità nemica e a 2 più fa le proprie ferite mortali, quindi non è più un'unità ma sono i modelli. E lo trovo Skull Cannons, diciamo che i cannoni rimangono una possibilità per una lista di corna da tiro, soprattutto considerando la possibilità di avere attacchi aggiuntivi che siano con la bandiera del Segreto che addirittura con la figlia dei Ratmongers che vedremo dopo. Parte mortale, abbiamo parecchi eroi come Nemeth, Corgo Skull, Scar Broadlack e Valkia. E abbiamo il Mighty Lord of Khorne e il Bloodsecretor. Il Mighty Lord of Khorne ha avuto una nuova abilità di comando, perché prima permetteva di tirare delle dadi e scegliere due, se non sbaglio, per la carica delle unità entro una determinata distanza da lui, mentre adesso si possono ripetere di per caricare delle unità mortali interamente entro 16 da questo modello, e che quindi secondo me è meglio, perché comunque se ha tre dadi non è che siano così affidabili. Io preferirei ritirare direttamente la carica a questo punto. Capitolo Bloodsecretor. Allora, il Bloodsecretor, per chi non lo conoscesse, è un modello che ha una sorta di portatile, scusate il gioco di parole, ha questo totem che praticamente apre una sorta di portale verso il regno del caos, della parte di Khorne, diciamo, e praticamente ai modelli vicini a questo portale fa permettere di aggiungere un attacco e oltretutto costringe i maghi nemici a ripetere i tiri per lanciare gli incantesimi. Questa cosa era entro 18 pollici, è diventata interamente entro 16 pollici, quindi le unità interamente entro 16 da lui hanno un attacco aggiuntivo e i maghi interamente entro 16 da questo modello ripetono i tiri per lanciare gli incantesimi. Ha perso un'abilità fondamentale a mio avviso, perché prima rendeva immuni ai test di shock, anzi, vi dirò di più, non è che rendeva immuni. Diceva proprio così, le unità non possono effettuare test di shock, perché questa cosa veniva, tra virgolette, aggirata da giocatori che avevano parecchi demoni nel proprio esercito, perché come abbiamo visto, se si tira uno nel test di shock con... Se si tira uno con il test di shock con un'unità di demoni, si ritornano determinati modelli che sono di 6 per esempio i Bloodletters o uno per esempio per i Bloodcrusher, per esempio. E questa cosa appunto era utile, diciamo, se si perdeva il rischio di fallire lo shock, ma comunque con uno si riprendevano modelli ed era ad esempio possibile. Adesso questa abilità non esiste più, però ha perso anche l'abilità per cui deve piantarsi, nel senso non muoversi nella fase degli eroi, nella fase di movimento, anzi se arriva al portale non poteva più muoversi, questo è il senso, scusatemi. Adesso può aprirlo camminando allegramente per il campo di battaglia, che diciamo che aumenta tantissimo la mobilità sia del modello in sé che dei modelli che beneficiano della sua aura, ecco. Quindi un pochino controbatte il cambiamento che ha subito. Lord of Course Juggernaut mi sembra sia esattamente uguale. L'Isolo del Pist, allora l'Isolo del Pist, come avete visto, con i nuovi giudizi hanno un ruolo più importante all'interno dell'esercito di Khorne. Io mi auguro, non mi auguro, però mi aspetto di vederne parecchi sul tavolo. E appunto la potenzialità delle preghiere, la potenzialità dell'altare, la potenzialità dei giudizi sono modelli molto versatili e potenzialmente utili. Hanno mantenuto la loro capacità di disperdere un incantesimo e hanno mantenuto le loro due preghiere, che sono sangue in ebollizione e vincolo di sangue. La prima si sceglie un'unità entro 16 e subisce di 6 ferite mortali,
La seconda è sempre lo stesso, per cui praticamente si sceglie un'unità entro 16 e non entro 3 da un'altra unità alleata, quindi non in mischia da un'altra unità alleata. E il primo modello deve essere mosso per determinare il movimento più possibile vicino all'unità più vicina appartenente all'armata del prete. Quindi essenzialmente, detto in maniera semplice, fa avvicinare i nemici al proprio esercito. Prima doveva essere muovendo il più veloce possibile, quindi si faceva correre l'unità nemica, muovere con la corsa ovviamente. I modelli rimanenti dell'unità devono terminare il proprio movimento entro un pollice dal modello della propria unità, quindi rimanere in coesione. E niente, quindi il più vicino possibile all'unità più vicina appartenente all'armata del modello che intona la preghiera. Quindi penso sia comunque sia una possibilità che permette di avvicinare i nemici, quindi risparmiare il movimento nella propria fase di movimento, avvicinare per ridurre per esempio la distanza di carica. Abbiamo una serie di eroi mortali, appunto Deathbringer, Skullgrinder, menzione speciale per il Bloodsover che a me piace tantissimo perché è un modello da 80 punti ma che con la sua abilità si sceglie un'unità di mortali interamente entro 8, mentre prima non erano solo mortali, piccola nota. E fino alla fase successiva di movimento si aggiunge 3 tiri per correre e caricare, e inoltre si possono ripetere i tiri per ferire degli attacchi della mischia di quell'unità. E inoltre si possono ripetere i tiri per ferire di quell'unità. Ovviamente non è accumulabile, chiaramente. Quindi per 80 punti aggiungere 3 alla carica, 3 al movimento e binare per ferire, secondo me è tantissima roba, quindi è un modello ancora molto molto valido secondo me. Capitolo Blood Warriors sono essenzialmente gli stessi, quindi diciamo che sono la controparte dei liberi della primissima scatola di Age of Sigmar. Due ferite, save da 4, movimento 5 e loro attacchi, lo attacchi al 3 a 4 con la lama del sangue che fa quell'attacco speciale, quei due attacchi speciali al 3 a 3, con meno 1 e 2 danni. E ricordiamo che poi per ogni modello quando viene ucciso in mischia può attaccare immediatamente con tutte le armi con cui è equipaggiato. I Blood Reavers sono rimasti gli stessi, sempre in linea di battaglia come i Blood Warriors. Quindi diciamo essenzialmente schermi, unità numerose da 40 punti per pochissimi punti, scusatemi, da 40 modelli per pochi punti perché sono 70 punti per 10 modelli e arrivano a 240 punti per 40 modelli, che sono davvero pochi se ci pensate. Quindi fanno numero, tengono obiettivi, fanno da schermo. Possono rompere le scatole prendendo tanti attacchi con una serie di combo, quindi sono comunque modelli molto utili a mio avviso. Arriviamo alla parte, diciamo, delle unità un po' più d'elite, quindi Wrathmongers, Scarreavers e Skullcrushers. Allora, i Wrathmongers prima erano unità che a me personalmente spaventava tantissimo. Avevano un'abilità per cui praticamente ti facevano attaccare da solo, nel senso, dove sceglievano un modello delle unità che stavano attaccando e quel modello doveva attaccare la stessa unità di cui faceva parte con tutti i suoi attacchi. Quindi immaginate contro un modello singolo, fatto magari per la mischia, che si mena da solo, cioè diventa davvero un problema grosso essenzialmente, no? E non hanno più questa abilità purtroppo, hanno un più uno a colpire quando hanno caricato e quando vengono uccisi. Praticamente si tira un dado, si aggiunge uno a questo tiro di dado se due o più modelli di questa unità si trovano entro uno dal modello ucciso. Diciamo, risultato da 2 a 5, l'unità nemica subisce una ferita mortale, con 6 più quell'unità subisce di 3 ferite mortali. Quindi, diciamo, quando muoiono possono sparare ferite mortali in cambio della loro morte, diciamo. Inoltre hanno sempre questa foschia gremisi che prima dava attacchi anche alle unità nemiche, mentre adesso danno un attacco aggiuntivo alle unità di corne che si trovano interamente entro 8 da qualsiasi unità con questa abilità, quindi non è accumulabile e può essere appunto accumulabile però con cose tipo la bandiera del Blood Secretor. 3 ferite, salvezza 5, movimento 5, coraggio 7. Penso che abbiano perso un pochino onestamente, mi spaventavano molto di più prima. Ma gli Skullcrushers, allora, la cosa fondamentale di questi ragazzi è che il loro save è arrivato al 3 più. Sono un'unità di cavalleria per chi non li conoscesse, muovono di 8 pollici, hanno 5 ferite e hanno coraggio 6. Prima salvavano a 4, adesso salvano al 3.
fanno inoltre un attacco in più con un tipo di armi, perché o ne fanno 3-3 con l'ascia, oppure ne fanno sempre 3, ma 4-3 meno 1 un danno con il faccione, mentre prima erano solo due attacchi. E la cosa fondamentale che è cambiata è che hanno esattamente lo stesso tipo di danni in carica dei Bloodcrushers, per cui per ogni modello che si trova entro uno da un modello nemico dopo che è caricato, al 2 più unità si fa una ferita mortale, se sono 6 o più modelli si fanno di 3 ferite mortali per ogni modello che finisce questa carica entro un modello nemico, entro un pollice. E mentre prima era si subivano di 3 ferite mortali per l'unità che aveva caricato, di 6 ferite mortali se erano più di X modelli, mi sembra. Quindi secondo me è molto più forte adesso, abbinandolo al save al 3 li rende davvero davvero un bel problema a mio avviso. E gli Skull Reapers hanno essenzialmente lo stesso profilo dei Wrathmongers, ma hanno un tiro d'abilità al 4. I Wrathmongers fanno 4 attacchi al 4 al 3 meno 1 un danno con gittato a 2 pollici. Loro fanno 4 attacchi al 3 al 3 senza rend un danno, con il campione che ha una mutazione che è un attacco al 3 al 4 meno 1 di 3 danni. Io li vedo un filino sopra i Wrathmongers al momento, ma davvero di poco, perché comunque l'abilità degli attacchi aggiuntivi non è male. Hanno le armi di fattura demoniaca. Se tiro per colpire non modificato è 6, quell'attacco infligge una ferita mortale in aggiunta a qualsiasi danno. Quindi pensiamo a un'unità da 5 modelli, vuol dire che farà 20 attacchi e ogni 6 sarà una ferita mortale in aggiunta. Prova dei teschi, prima si devono sommare il numero di unità, modelli o ferite che questi modelli avevano fatto, e quando raggiungevano un totale X avevano dei bonus. Adesso è stato molto semplificato, per fortuna. Prova dei teschi, puoi ripetere i tiri per colpire degli attacchi sferati da questa unità se l'unità bersaglio include 5 più modelli. Quindi immaginatelo contro un orda, diventa al 3 minato e ogni 6 è una ferita mortale. E non effettuare test di shock per questa unità, quindi sono immuni allo shock. Una volta che, ogni volta che un modello viene ucciso da un attacco da mischia, si tira un dado prima che venga rimosso dal gioco. Con 5 più si sceglie un'unità nemica entro un pollice da questo modello e questa unità subisce di 3 ferite mortali. Quindi vediamo la similarità con i Wrathmongers. Qua è una ferita, al 6 sono di 3, è un pochino più affidabile di Wrathmongers, questo è un pochino di meno, ma fa di 3 ferite mortali. Quindi diciamo, per questo vedo un parallelismo, nel senso sono unità molto simili. È da vedere sul tavolo, penso, come performino. Hanno particolarità diverse, da vedere magari anche con dei battaglioni come incastrarli, però sono comunque unità da 3 ferite, quindi decisamente non male a mio avviso. Chiudiamo con i Gorgoroth, che sono rimasti gli stessi. Hanno la loro schiera quasi interamente dedicata a loro, quindi non so, forse vale la pena pensarci un attimo per fare qualcosa. Chiudiamo con due parole sui giudizi. I giudizi, come dicevo, sono 3. Sono gli Exgorger Skulls, che sono dei teschi che piangono sangue, la Bleeding Icon, che è un simbolo di corno insanguinato, e la Ratax, che è un'ascia essenzialmente con una scia di sangue infuocata. I loro punteggi sono i seguenti. Gli Exgorger Skulls sono 40 punti, così come la Bleeding Icon, mentre la Ratax sono 60 punti. Allora, come funziona? Ogni giudizio ha un tiro per essere evocato diverso. Gli Skulls, i teschi, sono al 3 più, l'icona è al 4 più e l'ascia è al 5 più. Vengono messi tutti entro 8 dal prete e possono fare un movimento. Cosa fanno gli Exgorger Skulls, per esempio? L'abilità è mantenuto dall'odio. Questo praticamente cosa fanno gli Exgorger Skulls? A parte l'abilità mantenuto dall'odio, che praticamente spiega il movimento e come vanno sistemati, la parte importante è il divora maledizioni. Cosa fa? Sottrae 2 dai tiri per lanciare incantesimi dei maghi mentre si trovano interamente entro 12 da qualsiasi modello di Exgorger Skulls. Inoltre, se un mago prova a lanciare un incantesimo mentre si trova entro 12 da entrambi i modelli, il tiro per lanciare è un 8 non modificato, il suo incantesimo fallisce immediatamente, quel mago non conosce più l'incantesimo e subisce
Lui e ogni mago entro 12 da quel giudizio disse ai ferite mortali. Quindi pensate, per puro caso stai nei range anche dell'altare, si arriva a meno 3 a castare incantesimi, ci si fanno D6 ferite mortali con questo. Cavolo, si è esercito antimagia adesso, ora sì che ci siamo a mio avviso. Quindi diciamo che li vedo molto, molto interessanti questi teschi. L'Abiding Icon si evoca al 4+, sempre in 3-3-8 e si muove 8 pollici. L'abilità castigo schiacciante. Dopo questo modello si è mosso, ogni unità che ha modelli attraversati da esso e ogni altra unità entro un pollice subisce di 3 ferite mortali. Inoltre, il sigillo fatidico: se l'unità fallisce in test di shock entro 3 da qualsiasi modello con questa abilità, aggiungi di 3 al numero di modelli che fuggono senza avere effetto sulle unità di Khorne. Allora, questa la vedo un pochino meno interessante, pensando quanto è facile, tra virgolette, usare un punto comando per evitare di fare un test di shock, no? E sì, fa di 3 ferite mortali, però non so sinceramente se valga i suoi 40 punti, non so, forse c'è un pochino di meglio, ovviamente, a livello di, facendo paragoni con altri eserciti. E io preferirei sicuramente per ore teschi. Per quanto riguarda la Rattax, si evoca al 5+, sempre in 3-3-8 da un prete, e si muove anche sempre di 8 pollici. Questo giudizio fa danni, sinceramente. E dopo questo modello si è mosso, tira un dado per ogni unità che ha dei modelli attraversati con 2+, il modello vola, scusatemi se non ve l'ho detto. Con 2+, con un'unità subisce di 3 ferite mortali. Il giocatore che l'ha schierato, dopo questo movimento, sceglie un'unità nemica entro 3 pollici da esso e tira un dado, che può essere anche un'unità che ha già subito le ferite mortali. Con 2+, quell'unità subisce di 6 ferite mortali ulteriori, quindi di 6 più di 3 ferite mortali su unità, se vogliamo, che sono tanti danni, e questo, cioè, ci sta. 60 punti per fare questo penso sia abbastanza giusto. Inoltre, realtà tagliata: sottrae 1 dei tiri per colpire degli attacchi sferrati dall'unità entro 3 da questo modello. Questa abilità non ha effetto sull'unità di Khorne, quindi è danni e un debuff a colpire, che penso dentro Khorne non esista, nel senso non ci sono malus a colpire, che mi vengono in mente almeno, di base. Quindi anche questi hanno, secondo me, la loro utilità. Li vedo insieme, appunto, soprattutto insieme a Lex Gorge e Skulls, sono i due un pochino più interessanti. Concludiamo anche oggi la nostra recensione con un piccolo così, una piccola visione d'insieme del libro di cui abbiamo parlato. Allora, è un libro che ha molti cambiamenti, quindi posso capire la confusione che ha generato nei giocatori, diciamo, di vecchia data di Khorne. Ci sono novità molto interessanti, ci sono novità un pochino non interessanti, se non nerf, se vogliamo chiamarli così, ma comunque sia, diciamo che è un esercito che ha ancora dei punti saldi, che secondo me sono i preti, secondo me è il Blood Secretor, secondo me sono i demoni maggiori, che sono davvero ancora spaventosi, compreso Skarbrand. I Bloodletters sono ancora una truppa molto forte, e i cannoni sono diventati una buona possibilità, a mio avviso, pensando di dargli attacchi aggiuntivi, per esempio. I Skullcrushers sono diventati un'unità molto pericolosa, con in più un save ancora migliorato, e addirittura anche i Bloodcrushers sono comunque una buona scelta. Quindi diciamo che c'è un attimo da ripensarlo. Io non gioco Khorne, quindi non so troppo fare il confronto, penso alle liste di amici e conoscenti che ho visto. C'è qualcosa da ripensare, c'è qualcosa da rivedere. Non penso sia un Battleton debole, non penso assolutamente che lo sia. Va semplicemente un pochino rivisto e ripensato e ritestato a livello di gioco. E quindi niente, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa recensione. E mi auguro che, insomma, vi abbia interessato, stimolato qualche riflessione, che vi invito sempre a condividere insieme a me. E come al solito vi ricordo che le mie sono assolutamente opinioni personali, non sono per niente dettami o leggi o cose del genere, quindi assolutamente sentitevi liberi di contraddirmi, di aprire insieme a me una discussione, perché sono qui apposta per questo. E vi auguro a tutti un buon gioco e spero di vedervi ancora presto. Alla prossima!